implementare sia l'authentication che l'authorization. Cos'è che dobbiamo fare per prima? Come funzionalità? Sì, l'autenticazione, che siamo già in grado di farla. Possiamo provarla, nel senso, ma non ci sono ancora utenti, no? Quindi la prima cosa sarebbe fare in modo che si possano aggiungere utenti, no? Fare quel primo sign up prima di login. Quindi noi ce l'avevamo questa pagina qua, quindi il form ce l'abbiamo. E boh, noi sappiamo già come gestire i form, quindi prendo forse qualche funzione che assomigli. Boh, facciamo questa che è tipo un... Sì, c'è questa sign up, ma che questa sign up è di tipo get, no? Che è proprio dove siamo adesso, guarda che... Vedi, qua siamo iscriviti, ok? Ma ci manca fare quella di tipo post, che è quella che si prende i dati del form e che va a creare l'utente. Quindi facciamo copia e incolla di questa, dato che è una funzione di tipo post, e poi vediamo cosa cambiare. Quindi sì, possiamo usare sempre questa iscriviti. Facciamo metto qua un nome così lungo per far capire cos'è, no? Sono le informazioni del nuovo utente che si sta creando attraverso il form. If e questo qua, voi capite già cos'è. Ma boh, facciamolo. Cos'è? Nome, cognome, email e password, qua ovviamente non c'è la foto. E qui, aspettate, perché non sono sicuro se su questa pagina i campi si chiamano così, no? Sul form. C'è questo sign up. E che questo si chiama appunto. Quindi non ci serve name, ma nome. Cos'era? C'era scritto? Cognome, email e password. E qui sarebbe user. Non user, ma... creare utente
Ok, quindi niente, fin qua niente di nuovo, no? E ho creato una funzione che accetta le richieste di tipo post e che verrà invocata da quel form per andare a creare un utente. E, boh, qui facciamo la solita verifica per capire che i campi non siano vuoti e se poi non sono vuoti, vengo ad invocare questa funzione che crea un utente, nel database, ok? E lo fa tramite questa funzione creare utente che non è ancora implementata, ma che boh, mi prendo qualcuna da qui che tra recensione. Questa mi sembra che può assomigliare. Questa era per creare una recensione, no? Ma un po' è la stessa cosa. Anche da questa parte. Creare un qualcosa, no? Insert into utenti. Quindi l'ID non viene messo perché boh, l'ID lo gestisce il database in autonomia da solo con l'auto increment. Quindi nome, cognome, email e password. E per riuscire a fare questo creare utente, lui si aspetta un dizionario che gli rappresenta il nuovo utente, ok? E che guardate che noi glielo passiamo qua. Noi glielo passiamo new user for form e il dizionario che ci stiamo prendendo dal form e glielo passiamo a questa funzione qui. Ok? SQLite for. E proviamo a fare questa query, ad eseguire questa query, che qua ci prendiamo dall'utente che ci arriva come parametro, cosa? Il nome, il cognome. Come? Nome, cognome, email. E la password. E come avevamo fatto l'altra volta, per capire se siamo riusciti a creare o meno l'utente, l'abbiamo fatto con questo flag success, che partiva da false e che poi se riuscivamo a creare l'utente diventava true, ok? Ed è quello che viene restituito da questa funzione, quella variabile lì. E, ok, qui c'è creare utente. E anche da qui lo sappiamo, no? Che se viene invocata questa funzione che mi restituisce true o false, qui io mi prendo quel valore che mi restituisce quella funzione e a seconda di quello riuscirei a dare un messaggio all'utente o a in qualche modo indicare all'utente che ho avuto successo o meno creando l'utente, no? Possiamo fare che se if success e altrimenti ok, quindi lì cosa ho fatto in questo pezzo qui dalla riga 61 in poi? Ho detto allora se l'utente è stato creato andiamo verso il home, no? Perché l'utente esiste, altrimenti rimaniamo qua, sulla stessa pagina. Poi vediamo come stampare lì anche un messaggio all'utente, ma per ora facciamo così, no?
che se l'utente viene creato, allora andiamo sul home, altrimenti ci fermiamo lì. Bene, non so se adesso. No, manca ancora. Qua sul sign up. Ok, iscriviti. No, che adesso si chiama sign up, mi sembra. La funzione. Sì, sign up, che è di tipo POS, che si prende quei dati e boh. Vediamo se funziona. Ok, quindi lì in teoria è andata bene perché ci ha reindirizzato verso il home, no? Solo per quello lo sappiamo. Poi, ripeto, poi vi dico come far uscire un messaggio lì per indicare che l'utente è stato creato, ma da quello sembrerebbe che è andata giusta. Come facciamo a sapere se funziona? Sì, dobbiamo andare a vedere il database. Sì, eccolo qua. Quindi c'è Juan Sainz, hola, hola. Ok. E guardate che per ora lo stiamo facendo, sì, molto, molto scarso, nel senso che stiamo salvando la password così, che non si fa mai. Okay? Poi vediamo come impostare questa cosa. Quindi finora siamo riusciti ad aggiungere un nuovo utente. Poi, dopo che siamo riusciti ad aggiungere un nuovo utente, cosa potremo fare? A fare il login, no? Perché se c'è già un utente sul database, adesso che l'utente vuole fare il login sul nostro sito, siamo in grado di fare il confronto con gli utenti che si possono già registrare sul sito. Quindi sempre la stessa cosa. Ci serve un'altra funzione qui, che questa sarà login. E anche questo fino a questo pezzo è uguale, nel senso che request from, no, cosa ho fatto? Ok, login. Utente. Boh, utente. Ok, come facciamo qui ad implementare questa funzionalità per sapere se un utente, diciamo, ad implementare il login? Cosa dobbiamo fare? Finora, riusciamo a prenderci tutti i dati che ci ha inserito lui nel form. Cosa facciamo con quei dati? O la nostra applicazione cosa fa per sapere se consente l'accesso all'utente o meno? Andare a cercare nel database prima se esiste quell'utente, cioè se c'è qualche utente con quell'email, e poi fare il confronto. Poi non lo so se abbiamo impostato bene il database nel senso di. Ok, guardate che questa email. L'indirizzo email adesso è not null, ma vogliamo che sia anche unique, no? Che ci sia solo un utente, che non ci siano due utenti con la stessa
con lo stesso indirizzo email, perché appunto è quello il campo che ci servirà a distinguere se l'utente è registrato o meno, ok? Quindi ok. Ok, a quanto pare. Qui cosa sto facendo? Sto cercando un utente all'interno del database, passando come parametro l'indirizzo email che mi sono preso dal form, ok? Per riuscire a cercare, o a trovare, sì, a cercare un utente all'interno del database, con quell'email, cosa dobbiamo fare? Qua una funzione getUserByEmail, che qua si aspetta l'email dell'utente e che qui fa la ricerca non dall'ID, perché ovviamente l'utente non può inserire nel form il suo ID perché non lo conosce, ma inserisce l'email e in base a quello va a cercarlo, no? Quindi email, email utente. E facciamo che questa si e poi aspettate. Facciamo così e poi dall'altra parte.
Ok, scusate, l'ho fatto così veloce, così faccio in fretta e poi ti spiego perché altrimenti non riusciamo a finire. E cos'è che fa questa funzione qui? Allora, si prende l'utente dal form, poi cos'è la prima cosa che fa sul form? Cerca se l'utente esiste, perché se non esiste l'utente, se lo cerca con l'indirizzo email e non cerca l'utente, vuol dire che l'utente non è registrato nel nostro database. E pertanto non può fare neanche il login, no? Non esiste l'utente. Poi guardate che se lo prende e poi fa la domanda. Se non esiste l'utente, se quella cosa che mi sono preso dal database, boh, è nullo, non ho preso nessun utente, allora, boh, stampo non esiste l'utente e torno all'index. Altrimenti lo so che posso fare il login, no? Perché l'utente c'è. E cosa ci vuole per fare il login? Ah, che okay, boh, manca lì quel pezzo in realtà. Ah, no, c'è. Scusa? Ah, ok, sì, grazie. No. Ok, se lo so che esiste l'utente. Se lo so che esiste l'utente, cioè che almeno sul database c'è un utente con quell'email, allora creo nella riga 79 cosa sto facendo? Creare un'istanza di quella classe user, che è la classe che sa gestire il login manager, no? Quindi creo quell'istanza lì e gliela butto. Questa funzione qua, login user, l'ho definita io? L'abbiamo definita noi? No. È definita dove? Dal login manager ed è la funzione che usa lui per autenticare l'utente. Qua non è definito ancora, quindi dobbiamo venire qua e dire Flask login. Che sarebbe come dire io ti passo queste credenziali. Adesso tu vai e fai il login, no? E segui il login, che tu sai come farlo. Cosa vuol dire per lui fare il login? Significa andare a creare il session ID, andare a creare la cookie, andare ad inserire sotto o a gestire come quella a riempire quella variabile current user che poi possiamo usare noi per capire qual è l'utente che è stato autenticato e così via, no? Quindi questo lo fa per noi. Lo gestisce per noi, appunto, la Flask, Login Flask. Vediamo se riesco già a fare qualche prova. Quindi, io avevo messo Olla, mi sembra. L'avevo messo così.
Sì, non me lo ricordo più. Ah no, con minuscolo. Ok. E quindi facciamo test. Sì, perché lui si aspetta qua un indirizzo mail. E dov'è questo? Index. Type. Vediamo. È bruttissimo questo qua, ma vabbè. Giusto per vedere se funziona, ok? Quindi qua ho messo test, che non dovrebbe funzionare perché nel nostro database non c'è un utente che si chiami test, quindi non ha senso fare il login per un utente che non esiste. Quindi non adesso. Qua non ci fa vedere niente, ma se funziona qui. Ok, non so. Ah, no. Lo sapete perché non funziona? Perché qui. Cosa ci manca qui? L'action è il method di quel form lì, quindi l'action, come l'avevo chiamato da, come si chiama? Login. Lo sapete come l'ho scoperto? Perché guardate che ho visto che qua nella URL lui ci aggiungeva l'informazione che avevamo sottomesso noi, no? Quindi vuol dire che lo stava facendo come un get, che è quello di default, perché noi non avevamo specificato né la URL, né l'action, né il method. Quindi riproviamo. Facciamo test. Ah, perché dall'altra parte ho creato questo come cercare utente, ma poi la funzione si chiama get user by email. Ok. Scusate. Test. Qua non ci stampa nulla. Ma poi guardate che qui ci stampa non esiste l'utente, no? Quindi, dato che l'unico utente che c'è sul database è Juan, che l'email è hola e la password hola, quindi qua abbiamo cercato di fare il login con un utente che non esiste e lui subito ce lo fa capire e reindirizza all'index. Se invece io mettessi qua quello giusto, che sarebbe hola e hola come password, comunque ci riporterà qua l'index perché non ho fatto redirect e non ho messo nessun messaggio, ma dovrei stamparci questo success, ok? E guardate che qua c'è il success, no? Quindi a questo punto sappiamo che lui ha fatto il login e è riuscito a gestirlo per noi tramite questa funzione qui, ok? Quindi il login c'è.
copio e incollo questa qua che è molto semplice. Questa funzione qua cosa fa? O a cosa serve? La funzione per il logout, no? Quindi guardate che siamo già riusciti a fare due cose. Una, registrare un utente, poi fare il login di un utente e poi quale sarebbe l'altra? Fare il logout dell'utente, no? Tipo creare una sessione e poi fare il logout dell'utente. Qua. E poi il modo per indicare che questa funzione corrisponde al... No, scusate. Cosa vuol dire questo decorator qua? Login required. Che per invocare quella funzione lì, per andare a sotto quella root lì, cosa ci vuole? Essere autenticato, no? Non ha senso provare a fare il logout se io non sono autenticato. Quindi con quel decorator lì dico questa funzione può essere invocata, può essere chiamata se sei autenticato, se hai già fatto il login. Chissà se sono già autenticato o come fa lui a capire se sono già autenticato? Appunto, è questa la cosa che ci gestisce Flask Login, no? Lui si ricorda e gestisce l'utente in modo di sapere se lui è autenticato o meno. Noi come sviluppatori cosa dobbiamo fare? Semplicemente specificare questo decorator per dirgli che questa funzione è accessibile solo a chi è già autenticato. Qua non funziona perché si aspetta che venga... Login required, viene importato qui. E così come c'era una funzione per fare il login user, c'è anche una per fare logout user, ok? Che questa logout user viene sempre importata da quel modulo lì. Guardate che per questa logout non dobbiamo fare niente contro il database, no? Io ce l'ho l'utente dalla parte client logato, non devo fare niente contro il database per fare logout, no? Quando vado a fare qualcosa col database è per capire se l'utente è già stato salvato, quali sono le credenziali per fare il confronto e farlo fare il login, o per vedere se l'utente esiste nel database in modo di potergli fare il login, o per andare a registrare l'utente sul database in modo di avere un nuovo utente. Qua invece faccio logout e basta. Questo vorrebbe dire che adesso siamo logati, no? Avete visto prima. Ma se io vengo qua e faccio logout, a questo punto l'utente è fuori. Poi come facciamo a saperlo? Qua non ne stiamo facendo vedere nulla. Voi vi fidate di me perché io vi faccio vedere lì il print che stampa il messaggio success o non success, ma diciamo dall'interfaccia utente non si riesce a capire se l'utente è già dentro o meno. Quindi se volete possiamo a questo che ci serve. Questo pezzo qui, no? Facciamo qua nell'index. Qua facciamo name. Name ci restituisce qualcosa? No, perché no? Perché noi abbiamo detto che il nostro user, come specificato quando abbiamo creato quel modello user, ha un attributo che si chiama nome.
Quindi se vogliamo prendere il nome deve essere consistente con quello che abbiamo definito noi in quella classe lì. Quindi if user is authenticated. Ok. Guardate cosa è successo. Ve lo faccio vedere meglio. Vedete che adesso c'è Hi Juan? Perché? Perché l'user è authenticated. Com'è che facciamo a fare il logout? Ok, per ora è bruttissimo perché. Anzi, facciamolo con questa affluenza che non fa nulla. Quindi facciamo che questa affluenza qui. Sia logout. No, quindi stiamo facendo che questo link che c'era lì nel navbar adesso viene ad invocare questa funzione logout che l'abbiamo definita qua. Guardate, c'è logout. E cosa fa quel logout? Caccia via l'utente, no? Fa logout dell'applicazione e torna ad index. Poi cosa succederà quando fa il redirect ad index? Lì dove adesso c'è hi Juan o hi utente non ci sarà più perché l'utente non è più lì. Quindi guardate che anche se io chiudo, aspetta, io chiudo questo tab, no? Ma lo riapro, l'utente è ancora lì. Perché rimane ancora l'utente? Perché appunto, perché c'è Flask Login che ci sta gestendo le cookie, il session ID, quindi per dire l'informazione dell'utente è rimasta salvata all'interno del browser. E quello lo sta facendo per noi Flask Login tramite i cookie. Sì, la stessa cosa se io apro un'altra finestra, proprio come capita con Amazon, no? Anche se voi su Amazon chiudete. E lo riaprite, rimane sempre lì l'utente registrato, ok? Poi per fare il test, che infatti funziona sia il login che il logout. Se io clicco qua logout, guardate che l'utente non c'è più. Perché? Perché siamo andati su quell'URL, abbiamo invocato quella funzione di Flask Login che fa il logout e dato che il current user, quella variabile current user rimane vuota perché l'utente ha fatto il logout e non fa più vedere questo qui, no? Anche pensate che ha senso, tra l'altro, che se c'è l'utente. If current user is authenticated, allora fa vedere questo. Facciamo, qui si potrebbe fare un else, no? Ok, lì cosa ho fatto? Se l'utente. Allora, lui ci fa vedere questo form per fare il login, no? Se l'utente riesce ad autenticarsi, cosa succede dopo? Non gli fa più vedere il form, perché a quel punto è già dentro, no? Quindi che senso ha far vedere il form per fare il login se l'utente è già dentro? E invece quando fa logout, rifà vedere quel form per fare il login.
stessa cosa. Io qua vorrei fare che un utente riesca a scrivere una recensione solo se autenticato, no? Quindi come si fa? Copia e incolla di questa cosa qui, no? If user is authenticated, allora fa vedere quel pezzo della pagina che corrisponde con l'aggiungi una recensione. Altrimenti, se non è authenticated, allora non fa vedere quel pezzo lì, ok? Fin qua tutto chiaro? Ok. Quindi vediamo se non ci siamo dimenticati di niente. Ok, c'è user model, c'è user loader. E questo l'abbiamo già fatto. Questo l'abbiamo già fatto. C'è il login user. C'è il login required. Comunque se... Perché per dire, io potrei qua, diciamo, nascondere questo pezzo della pagina, no? Nascondere il pezzo del form, che non mi consentirebbe di inviare una richiesta HTTP da questo form che c'è nella mia interfaccia utente, no? Comunque pensate che un utente, un hacker, potrebbe fare quella richiesta, vorrebbe fare quella richiesta HTTP post, non dall'interfaccia del mio sito, che non glielo consente perché non gli fa vedere il form, ma potrebbe cercare di farla come un servizio online o come una richiesta HTTP che si può fare dalla console, no? Quindi non mi basta con nascondere quel pezzo qui nella mia pagina, ma com'è che faccio anche a proteggere quell'endpoint della richiesta HTTP? Dovrei venire qua e aggiungere anche questo login required. A questa funzione qui, no? Che è quella funzione post che aggiunge una recensione. In questo modo, da una parte nascondo dall'interfaccia grafica il form, ma da un'altra parte non consento neanche che l'utente sia in grado di fare da un'altra interfaccia o da un'altra da un altro endpoint e che non riesca a fare questa richiesta post verso quella route lì, ok? Si capisce il senso di quel? Perché per dire qualcuno che non usa la mia interfaccia utente, ma che usa un qualcosa come questo che gli consente di fare una richiesta HTTP, potrebbe qua scrivere la URL del mio sito e invocare quella funzione post da un'altra endpoint, no? da un'altra interfaccia, per dire così. Se io non aggiungessi questo login required, se lui lo fa da qui, sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa anche se non è autenticato, ok? E invece, aggiungendo questo anche sulla funzione post, gli impedisco di fare la richiesta, ok? È quello il senso. Ok, fin qua ci sono domande, tutto chiaro? Ok. Cioè, nel senso, in base al tipo di utente, l'antico è autorizzato a fare tutte le altre cose. Sì. Lì come faremo? Come potremmo fare? Sì, allora, da questa parte, dalla parte dell'interfaccia utente, prima, nel database ci sarà un campo, no? Una colonna posto per rappresentare il tipo di utente, no? Quindi per dire studente, professore, no? O qualcosa così. Poi da questa parte qui
una figata, anche perché c'è il current user e così come noi ci prendiamo qua il nome per stamparlo, possiamo anche prenderci altre proprietà dell'utente. Quindi in questo caso, per dire, non sarebbe tipo nome ma categoria. Ovviamente qua dobbiamo anche specificare che un nostro utente, oltre questi campi, oltre queste informazioni, ce l'ha anche una categoria, no? E niente, in quel modo qua riusciamo a dire if, che ne so, tipo utente punto categoria uguale uguale studente, allora fagli vedere questo pezzo, altrimenti no. Da questa parte, per dire, questo dalla parte dell'interfaccia utente, no? Dalla parte grafica. Poi dalla parte del backend, qua ci sarebbe il login required, ma qui dentro ci sarebbe appunto un'ulteriore autenticazione, if current user punto type, e allora lascia lì fare quell'azione lì o meno, altrimenti se l'utente appartiene a questa categoria allora può fare queste cose, altrimenti no, fagli vedere un messaggio per dirgli no. Perché anche qua c'è, sì, perché anche qua noi possiamo prendere il current user, no? Così come ce l'abbiamo preso dall'altra parte, anche qui possiamo prendere il current user da app.py. Ok? E su quel current user possiamo fare tutte le domande che vogliamo. Allora, se quest'utente ha questa proprietà, se quest'utente si chiama così, se quest'utente ha queste. Boh. Ok, faccio vedere una cosa molto. Scusate, faccio un copia e incolla da.
Ah, scusami, sì, che scemo. Infatti. Sono stanco, eh. No, ma comunque... Ok, vediamo se ce la faccio. Hola. Qua quest'utente non... ho messo una password sbagliata. Qua volevo giusto farvi vedere che avete visto che prima facevo sempre il print nella consola, adesso poi guardate il codice che caricherò. No, non ve lo spiego perché perdiamo troppo tempo a spiegare quello e ci manca ancora il hash della password, ma ho aggiunto delle funzionalità che consente di stampare qua un messaggio sulla pagina successiva. Questo riesce a farlo l'applicazione perché adesso abbiamo delle sessioni, no? Perché altrimenti se non ci fosse una session non ci sarebbe un modo per io indicare una richiesta successiva o per memorizzare delle informazioni che vengono messe lì in una richiesta successiva, cioè in un'altra pagina. Quindi pensate che quando io faccio, che ne so, email, quando faccio il login dell'utente e faccio accedi, faccio una richiesta. Se quella richiesta va bene, allora lui l'ultima cosa che fa è un redirect a un altro sito, no? Fa il redirect all'index. E poi avendo la session, io posso far che nella nuova pagina lui stampi questo messaggio che comunque è stato generato nella pagina precedente. Non so se si capisce l'idea, ma questo è grazie al fatto che adesso c'è la session. No? Quindi ogni richiesta a questo punto non è indipendente una dall'altra, ma in qualche modo io riesco a passare informazione tra le richieste. Ok? Per cui adesso riusciamo anche a stampare qua visivamente, graficamente, dei messaggi che prima stampavamo solo sulla console. Bene, e adesso qual è l'ultimo pezzo che ci manca? Gestire bene le password, no? Avete visto che finora nel database viene salvata come la password lì
piatta come la inserisce l'utente senza fare nessun encrypting. Quindi per fare quella, per salvare la password in modo giusto, andremo a usare un'altra libreria, un'altra libreria, che sarebbe questa qua, Work, Zeug. Vediamo come si fa. Work. Ok, c'era già installata. E quindi ci sono due funzioni che ci servono, no? Una per generare una password hash, cioè per generare un'encrizione della password che ha inserito l'utente, che è quella che sarà salvata sul database, e un'altra per verificare il password hash, no? Quindi facciamo passo passo. Facciamo prima questa e poi. Quindi andiamo a vedere quella funzione dove veniva creato un utente. Quindi importo la libreria e in particolare queste due funzioni. Ok, c'era la password, che in questo caso cosa sarebbe? Io potrei fare che. Vediamo se funziona così. Prima io cosa facevo? Tutti i dati che si prendeva dal form li passavo così come erano, no? E quindi li passavo qua come new user from form, perché alla fine questo sarebbe il dizionario che in automatico generava lui dai dati che si prendeva del form. Qua cosa ho fatto? Ho detto vanno bene tutti i dati tranne la password, perché a questa password, prima di passargliela alla funzione che va a crearlo nel database, io devo fare questo password hash, che sarebbe una funzione che va ad encriptare quella password, usando questo metodo qui, SHA256. Quindi, e niente, faccio quell'encrizione e a quel punto passo all'utente che avrà quella password lì encriptata. Vediamo se funziona. Quindi, se io vengo qua, faccio registrati, faccio test. Ciao. E guardate che qui come password metto ciao. Ah, non so se. Aspetta.
secondo questo, aspetta, facciamolo proprio così. Ok, qua sicuramente è successo che nell'ultima versione di questa libreria non ci vuole quel secondo parametro lì o si aspetta un altro valore che nella versione precedente, quando avevamo fatto le slide, funzionava. E, boh, quindi controllo e al massimo poi vi carico nella soluzione come inserire lì, come specificare lì il metodo con cui vogliamo e fare l'encripzione di quella, fare il hash. Comunque, a quanto pare è andata. Sì, guardate che è andata. Ce l'abbiamo fatta e guardate come ha salvato questo, no? Guardate che qua c'è test con l'email che abbiamo detto, ma guardate che qui non ha salvato più ciao come l'avevo scritto io, ma ha invocato quell'operazione lì, generate password hash, per creare tutta questa cosa qua che è incomprensibile, che anche chi vede questo non riesce a intuire o a sapere qual è la password, quindi la password non viene mai salvata come qui, ma con questo che è il modo giusto per farlo, ok? Quindi niente, sappiamo già come salvare la password. Ma poi questo ci pone un altro problema, no? Perché poi quando ci prendiamo l'utente, cosa facciamo con questo testo? Come facciamo a fare l'operazione inversa? E quindi a questo che ci serve check password hash, no? Quindi guardate che questo era il momento di fare il sign up, no? Di creare l'utente e andiamo a crearlo con quella lì. E qua invece sarebbe per fare il login, che nel caso del login qua cosa abbiamo fatto? Guardate che prima in realtà il nostro login era finto, no? Perché in realtà faceva solo diciamo, il confronto con, diciamo, l'unica domanda che faceva era se l'utente c'era all'interno del database, no? E se non c'era l'utente, allora diceva non esisteva l'utente e niente. Rindirizzava verso l'index. Però ci mancava una seconda domanda, no? Se l'utente non esiste o la password che faccio il confronto tra quella che ha inserito nel form con quella che è salvata nel database non coincidono, allora neanche in quel caso puoi consentire l'autenticazione, no? Come facciamo quel confronto? Invocando questa funzione qui che si chiama check password hash, che si aspetta due parametri. Il primo, ovviamente, la password inserita la password salvata nel database e poi fa il confronto con la password inserita nel form. Vediamo se funziona. Cos'è che ho messo qui prima? Test? No,
Ok, email, ciao. E lì funziona. Ok. E facciamo logout. Io faccio test. Qua, boh. Qualcosa a caso. E qua non esiste l'utente. Boh, che in questo caso ci fa non esiste l'utente perché comunque stiamo stampando sempre questo messaggio qui, non esiste l'utente, no? E che qui al posto di non esiste l'utente potrebbe essere, boh, non credenziali non valide, qualcosa del genere, ok? Ma comunque lo sappiamo che funziona. E se invece io facessi Juan, mi sembra che avevo messo, oh, era Juan, hola. No, hola, hola. Secondo voi questa qua funziona o non funziona? Appunto, no, perché prova a decriptarla e quindi quando prova a fare quell'operazione lì e cerca di farlo con quella che non è stata salvata e encriptata, allora non va. Quindi guardate che lì non ce l'abbiamo fatta. Quindi se volete, sin dall'inizio, tutti gli utenti che inserite sul database, provate a inserirli usando già la funzione giusta, no? Perché altrimenti i primi che inserite non vi funzionano. Se io Altri? volessi criptare il cognome, Sì, si potrebbe, volendo sì. Sì. Sì, se avesse qualche senso o qualche informazione sensibile si potrebbe anche fare così. Ebbene, in questo modo mi sembra che siamo riusciti a avere tutto sia sull'autenticazione che sull'autorizzazione. Siamo riusciti a fare il generate e il check password hash e niente, c'è lì l'esercizio che potete vedere per implementarlo voi. Avete domande? Tutto chiaro? Avete capito più o meno il processo, i passi da seguire? Ottimo. Niente, allora ci fermiamo qui e ci vediamo giovedì.